Buongiorno a tutti. Questa lezione tratterà di un argomento molto importante e alquanto complesso, cioè il concetto stesso di anima. Vediamo che spesse volte sia i teologi che i filosofi diciamo, fanno confusione nel dare diciamo, il giusto significato di anima. In quanto alcuni filosofi, diciamo, anche per una giustificata ragione, affermano che l'anima non è nient'altro che lo spirito stesso, diciamo, per quanto concerne gli attributi fisici, cioè sarebbe la psiche, cioè l'intelletto stesso, il ragionare, l'agire. Mentre per quanto concerne la religione, il concetto stesso di anima lo si attribuisce all'immortalità, cioè che dopo la morte l'anima vive diciamo, in eterno. Vediamo che a proposito di questo, tuttora diciamo, entrambe le fazioni continuano a fare diciamo, degli errori, in quanto alcuni giustamente affermano che il concetto di anima non è da attribuirlo al cristianesimo, in quanto il primo che diciamo, in maniera ufficiale sostenne che l'anima è immortale fu per primo Platone. Poi successivamente diciamo, il cristianesimo si è ispirato ad egli stesso. Però riguardo questo, è vero che in alcuni passi diciamo, della Bibbia si parla della resurrezione dei morti, quindi il concetto stesso di anima che è immortale, ovviamente per i filosofi non è diciamo, da attribuire ai cristiani, appunto. Proprio perché con la risurrezione dei morti di per sé l'anima stessa non dovrebbe esistere. Però vediamo anche che ci sono alcuni passaggi nella Bibbia che dice nettamente il contrario. Ovviamente la valutazione è molto complessa, cioè anche per me è difficile dare un significato dettagliato e preciso dell'essenza proprio del significato di anima. Però leggendo per alcuni passi della Bibbia potremmo capire meglio diciamo, il significato stesso del termine. Vediamo che il termine stesso di anima deriva dal greco psiche, che vuol dire alito di vita oppure soffio divino. Vediamo che il primo che ebbe diciamo, l'intuizione di questo termine è stato Socrate. Vediamo che però Socrate, a differenza di Platone, non aveva il concetto dell'anima immortale, mentre Platone successivamente lo attribuì questo significato, diciamo, dell'anima stessa. Molti, diciamo, erroneamente, appunto, sostengono che il concetto stesso di anima, derivi proprio dai greci. Però, vediamo che già nella Genesi il concetto stesso, di anima è presente, infatti ha il medesimo significato, cioè, alito di vita o soffio, divino. Sostengo che i filosofi sbagliano nell'affermare che il concetto di anima sia da attribuirlo, diciamo, a Socrate. Diciamo che il concetto stesso, cioè il termine, è da attribuire a lui, diciamo, concetto di anima, di psiche. Però nella sostanza vediamo che il medesimo significato lo troviamo già nella Genesi. Però
Poi collegandomi sempre alla Genesi, vediamo che successivamente a Socrate, a Platone, Aristotele afferma che anche gli animali e le piante, cioè tutti gli esseri viventi, hanno un'anima. Mentre erroneamente, attualmente, i cristiani affermano che l'anima è una peculiarità solo dell'uomo. Però in questo senso è anche contraddittorio, in quanto i cristiani affermano che l'anima ci tiene in vita. Però se tutti gli esseri viventi sono stati creati da Dio e sostengono che l'anima ci tiene in vita, allora anche gli altri esseri viventi, collegandomi a questo ragionamento, dovrebbero avere un'anima, quindi per vivere. Adesso, proprio per dare conferma di ciò, cioè del fatto che il concetto stesso di anima è che tutti gli esseri viventi hanno un'anima, è scritto proprio nella Genesi. Vediamo. Allora, Genesi, capitolo 1, intitolato Creazione, paragrafo 30, è scritto: ma tutte le fiere della terra, a tutti i volatili del cielo e a tutti gli esseri striscianti sulla terra e nei quali vi alito di vita, io do come nutrimento l'erba verde. E così avvenne. Ecco, come si può capire questo semplice scritto? Vediamo che nella Genesi parla proprio di alito di vita, cioè il concetto stesso di anima, che non è solo da attribuirlo, diciamo, agli esseri umani, ma a tutti gli esseri viventi, come giustamente Aristotele sosteneva. Però soltanto che Aristotele lo disse molti secoli dopo, diciamo, rispetto alla cultura ebraica. Basta pensare che la cultura greca, diciamo, nacque 2700 anni fa. Aristotele visse, diciamo, 2300, 2400 anni fa. Quindi già la cultura ebraica, molti secoli prima, disse la medesima cosa, in quanto la cultura ebraica nacque dai 4000 ai 6000 anni fa. Quindi vediamo che si parla di parecchi secoli prima di Aristotele, e non che Aristotele è stato il primo ad avere questa intuizione. Questo è un particolare molto importante che purtroppo nessun filosofo e teologo lo dice. Vediamo infatti che sta scritto proprio: e a tutti i volatili del cielo e a tutti gli esseri striscianti sulla terra e nei quali vi è alito di vita. Quindi da questo appunto si capisce che tutti gli esseri viventi hanno, almeno dal punto di vista religioso, per quanto sta scritto nella Bibbia, cioè nella Genesi, hanno un'anima. Ovviamente, diciamo, il concetto stesso di anima va specificato, diciamo, meglio nei dettagli, come più tardi vi leggerò altri passi. E capirete come i filosofi teologi tuttora, diciamo, siano in contraddizione tra di loro. Adesso però, prima di passare a questo, voglio leggere un particolare molto importante. Appunto, ricollegandomi all'anima, secondo la religione cristiana, vediamo che l'anima ci tiene in vita. Vediamo che questo particolare, diciamo, diciamo, è molto complesso come diciamo, discorso, però la Bibbia stessa ci fa capire che non è l'anima che ci tiene in vita, ma bensì è il sangue che ci tiene in vita. Adesso però vi spiego meglio nei dettagli che cosa rappresenta il sangue secondo la cultura ebraica, cosa che purtroppo i teologi cristiani non lo dicono affatto, anzi dicono tutto il contrario, appunto che l'anima ci tiene in vita. Allora,
Nella Genesi, precisamente in Noè, intitolato Dio fa alleanza con Noè, capitolo 9, versetto 4, è scritto: soltanto non mangerete la carne con la sua vita, cioè il sangue. Vediamo, secondo la cultura ebraica semitica, che cosa vuol dire, diciamo, il significato stesso di sangue. Allora, vediamo cosa dicono proprio i teologi. Allora, nella concezione popolare semitica, il sangue è la sede del principio vitale, che non è un prodotto della materia, ma viene infuso in essa da Dio. Perciò tutto il sangue appartiene a Dio. Ecco, in questo, in questa nota ci fa capire veramente molto, in quanto non è l'anima stessa che ci tiene in vita, ma bensì è proprio il sangue. E il sangue, secondo la concezione popolare semitica, non è una sostanza, diciamo, materiale, ma addirittura spirituale, proprio che appartiene a Dio. Ecco perché dice che bisogna mangiare, diciamo, la carne, però tranne il sangue che lo contiene, proprio perché il sangue appartiene a Dio. Perché appartiene a Dio? Ovviamente perché il sangue ci tiene in vita. Quindi il sangue stesso non è che ce l'hanno ovviamente solo gli esseri umani, cioè il sangue stesso ce l'hanno tutti gli esseri viventi della terra, proprio perché il sangue permette a noi esseri umani e a tutti gli animali di poter vivere. Quindi di per sé non è che l'anima che permette la nostra diciamo vita, ma bensì è il sangue. Quindi il sangue, secondo dal punto di vista religioso, è un ente, diciamo, una sostanza spirituale che appartiene a Dio. Questo è un particolare molto importante che purtroppo i teologi non lo dicono proprio ai fedeli. Ecco perché si fa molta confusione che l'anima appartiene solo a Dio, cioè appartiene solo all'uomo, ma l'anima ce l'hanno tutti gli esseri viventi e non solo l'uomo, e che il sangue ci tiene in vita e non l'anima stessa. Questo è un particolare molto importante, che sono sicuro che sono particolari che pochissimi lo sanno, si possono contare le dita delle mani. Adesso passiamo alla questione della resurrezione. Giustamente alcuni filosofi affermano, come dissi poc'anzi, che che il credo cristiano appunto è quello della resurrezione dei corpi. E quindi il concetto stesso di anima immortale non può essere attribuita al credo cristiano, ma bensì a Platone. Vediamo che da questo punto di vista, seguendo i passi, alcuni passi della Bibbia, diciamo, è vero, però in altri passi, come tra poco vi leggerò, non è proprio, diciamo, così. Vediamo che il credo cristiano, a differenza di quello di Platone, della metempsicosi, ispirandosi a Pitagora, credeva nel passaggio dell'anima in altri corpi, non solo in corpi, diciamo, di esseri umani, ma anche in quelli degli animali. Infatti, se per questo, gli induisti e i buddisti si ispirarono a Platone, mentre il cristianesimo in parte si ispira, perché il cristianesimo crede, a parte, diciamo, la risurrezione dei corpi, crede anche essa nell'anima immortale, cioè che dopo la morte si vada al Padre, cioè a Dio. Vediamo che ovviamente chi dice una cosa, chi dice un'altra, si creano giustamente le contraddizioni, anche perché la Bibbia stessa, seppur io stesso sia un credente, leggendola obiettivamente ci sono molti passi che inevitabilmente vanno in contraddizione tra loro. Quindi proprio a causa di queste contraddizioni è difficile, diciamo, dare un significato netto e categorico al concetto stesso di anima e della resurrezione dei morti.
Adesso vi leggo, diciamo, un passo dove è scritto obiettivamente che ci sarà la risurrezione dei morti, mentre vi leggerò altri passi nei quali è scritto che dopo la morte l'anima va al Padre. Ecco dove si crea poi la contraddizione. Quindi, che reca, diciamo, confusione tra i filosofi e i teologi. Adesso vi leggo in modo esplicito, allora, nel Nuovo Testamento, precisamente nell'Apocalisse, vediamo nel capitolo 20, intitolato Il regno millenario, paragrafo 4 fino a paragrafo 5, è scritto. Apparvero poi i saggi a quelli che vi si assisero, fu data potestà di giudicare. Vidi inoltre le anime di coloro che sono stati decapitati a causa della testimonianza di Gesù e la parola di Dio, come anche le anime di quelli che non hanno adorato la bestia e la sua immagine, né hanno ricevuto il marchio sulla fronte o sulla mano. Risuscitati, entrarono con Cristo nel regno millenario. Ma gli altri morti non risuscitarono prima del compimento dei 1000 anni. Questa è la prima resurrezione. Ecco, come si può capire da questo scritto dell'Apocalisse? Vediamo che dopo la nostra morte sembrerebbe che non ci sia nient'altro. Mentre qui dice effettivamente che con la seconda venuta di Cristo, cioè scritto nell'Apocalisse, Gesù stesso farà risuscitare i martiri, mentre, e questa sarà la prima resurrezione, mentre in un secondo momento farà risuscitare diciamo, altre anime, altre vite passate. Quindi effettivamente qui si parla proprio in modo esplicito della risurrezione dei corpi. Quindi di per sé, dopo la morte, in teoria l'anima non dovrebbe esistere affatto. Però poi ci sono alcuni passi dove effettivamente dice il contrario. Vediamo riguardo la... aspetta, allora, capitolo 15, la resurrezione dei morti, paragrafo 12 fino a 19, è scritto: Ora, se si predica che Cristo fu risuscitato dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non si dà risurrezione dai morti? Che se non si dà risurrezione dai morti, neanche Cristo fu risuscitato. Ma se Cristo non fu risuscitato, è vana la nostra predicazione, vana la vostra fede. E ci troveremmo ad essere falsi testimoni di Dio, perché abbiamo testimoniato di Dio che ha risuscitato il Messia, mentre non l'avrebbe risuscitato. Se fosse vero che i morti non risorgono, se infatti non si dà risurrezione di morti, neanche Cristo è risorto. E se Cristo non è risorto, è inutile la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. E anche quelli che si sono addormentati in Cristo sono perduti. Se avessimo speranza in Cristo, soltanto in questa vita, saremmo i più miserabili di tutti gli uomini. Ecco, diciamo, questo scritto parla del fatto che noi dobbiamo, noi cristiani credendo, dobbiamo credere nella resurrezione, proprio perché grazie agli apostoli, loro, e grazie alle loro testimonianze scritte, attestano appunto che il Cristo è risorto. Quindi noi dobbiamo credere per forza nella resurrezione in Cristo, altrimenti tutto sarebbe vano. Quindi la vita stessa, cioè la vita eterna, dopo la morte, non esisterebbe. Quindi, in virtù di questo, dobbiamo, se siamo credenti e abbiamo fede in Cristo, in Dio, dobbiamo credere alla resurrezione di Cristo, quindi alla resurrezione stessa, dei morti.
Quindi anche in questo caso si parla di resurrezione dei morti, anche se qui parla soltanto di resurrezione dei morti in modo generale, diciamo, non entra proprio nel particolare. Adesso però per entrare proprio in maniera dettagliata, diciamo, per quando concerne proprio il significato di resurrezione, vediamo che sempre nella prima lettera ai Corinzi, paragrafo intitolato Il modo della resurrezione, è scritto. Allora, dice, così anche la resurrezione dei morti si semina nella corruzione, si risorge nell'incorruttibilità, si semina nello squallore, si risorge nello splendore, si semina nell'infermità, si risorge nella potenza, si semina un corpo naturale, risorge un corpo spirituale. Se infatti c'è un corpo naturale, vi è pure un corpo spirituale. Sta scritto, il primo uomo Adamo divenne anima vivente, ma l'ultimo Adamo divenne spirito vivificante. Ecco, questo è diciamo, è un passo molto importante perché ci fa collegare col significato stesso di anima, diciamo, e di spirito. Diciamo che in linea generale, diciamo, quando concerne la filosofia, i filosofi danno il concetto stesso di anima attribuendola anche allo spirito, cioè lo spirito o l'anima si riferisce all'intelletto, cioè allo spirito interno, quindi degli esseri viventi, cioè nell'agire, mentre ovviamente dal punto di vista religioso di per sé l'anima lo si intende come immortalità, cioè dopo la morte. Vediamo che qui però questo passo è molto importante perché ci fa capire proprio il significato di anima e di spirito, cioè dal punto di vista religioso. Infatti qui fa il paragone di Adamo, no? Perché dice che Adamo, no, alla sua creazione, divenne anima vivente. Quindi il concetto stesso di anima, dal punto di vista religioso, è il medesimo di quello filosofico, come erroneamente affermano, no, il contrario. Mentre il significato stesso di anima è il medesimo sia dal punto di vista teologico che filosofico. Leggendovi questo passo, questo in particolare che sia i filosofi che i teologi diciamo non tengono conto. E infatti, ma l'ultimo Adamo divenne spirito vivificante, cioè spirito vivificante alla fine sarebbe diciamo l'anima stessa come i cristiani intendono, cioè non solo l'anima, no, che quando riguarda diciamo, l'intelletto, la spiritualità interna di una persona, no, nell'agire, no, nel fare le cose, mentre anima o spirito ha il significato anche di vita eterna. Quindi l'anima stessa in questo passo esiste. Quindi, dopo la morte esiste l'immortalità dell'anima. Ecco, da questi due passi che vi ho letto, c'è cioè l'Apocalisse che dice la risurrezione dei corpi, mentre qui parla proprio del concetto stesso di anima immortale. Poi, inoltre, per capire meglio, è scritto: non vi fu prima il corpo spirituale, ma il naturale, poi lo spirituale. Ecco, qua dice ci fu ma il corpo naturale, poi lo spirituale. Il primo uomo tratto dalla terra è di polvere, ma il secondo uomo viene dal cielo. Cioè il concetto stesso di anima, cioè noi abbiamo dopo la morte
base a quanto sta scritto, la vita eterna, cioè la vita eterna non con la resurrezione dei corpi, ma bensì l'anima immortale. Quindi l'anima di per sé è una sostanza, un ente, un qualcosa che si distacca dal corpo, come lo stesso Platone affermava. Questo è, diciamo, un particolare molto importante. Quindi da questa lettura vi ho fatto comprendere, appunto, che già il concetto stesso di anima può essere attribuita, cioè di anima immortale, può essere attribuita anche al cristianesimo, non come alcuni ritengono che il concetto di anima immortale appartenga solo alla cultura greca, precisamente a Platone. Quindi questo è un altro particolare, diciamo, molto importante che vi ho illustrato. Adesso, sempre riguardo alla resurrezione, riguardo l'anima, vediamo nel Vangelo secondo Luca, intitolato Matrimonio e Resurrezione dei Morti, capitolo 20. Allora, è scritto: gli si avvicinarono poi alcuni sadducei, i quali negano che vi sia la resurrezione, e gli posero questa domanda: Maestro, Mosè ci ha prescritto, se a qualcuno muore un fratello che ha moglie, ma senza figli, suo fratello si prenda la vedova e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano dunque 7 fratelli. Il primo, dopo avere preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo e poi il terzo, e così tutti e 7. E morirono tutti senza lasciare figli. Da ultimo anche la donna morì. Questa donna dunque, nella resurrezione, di chi sarà moglie? Poiché tutti e 7 l'hanno avuta in moglie. Gesù rispose: i figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli sono giudicati degni dell'altro mondo e della resurrezione dei morti. Non prendono moglie né marito e nemmeno possono più morire, perché sono uguali agli angeli e, essendo figli della resurrezione, sono figli di Dio. Poi, che poi i morti risorgono, lo ha indicato anche Mosè a proposito del rovito, quando chiama il Signore: Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. Dio non è Dio dei morti, ma dei vivi, perché tutti vivono per Lui. Ecco, diciamo, in questo scritto ci fa comprendere un particolare molto importante, cioè proprio quando afferma, quando risponde Gesù: i figli di questo mondo prendono moglie e prendono mariti, ma quelli che sono giudicati degni dell'altro mondo e della resurrezione dei morti non prendono moglie né marito. Quindi qua parla, molti affermano che con la resurrezione dei corpi in un futuro dovremmo vivere, diciamo, sempre sulla terra in cui viviamo, ma questo scritto ci fa capire che vivremo eventualmente, diciamo, secondo il nostro credo, in un altro mondo, in un'altra dimensione. Quindi non come erroneamente alcuni credono che rivivremo sulla terra, anche perché non può essere neanche possibile dal punto di vista scientifico, perché gli astronomi, cioè, voglio dire, sono scienziati, non è che possiamo obiettare su queste cose, cioè, fanno degli studi, insomma, affermano che si pensa che fra 5 miliardi di anni il Sole morirà. Quindi con la distruzione, l'autodistruzione del Sole, cioè non ci potrà mai essere vita sulla Terra. Quindi di per sé non può mai essere plausibile il fatto che ci sarà vita sulla Terra, proprio perché la Terra sarà destinata a distruggersi. Quindi di per sé, se noi siamo immortali, la Terra non è eterna, il connubio non può essere, diciamo, non può essere collegato. Quindi di per sé, appunto, Gesù dice che vivremo in un altro mondo, in un'altra dimensione, con la nostra resurrezione. Questo è un altro particolare molto importante che vuole sfatare i luoghi comuni. Ecco perché quando si legge, diciamo, bisogna usare il buon senso e l'intelligenza, cioè stare molto attenti a tutti i passi. Ecco perché la Bibbia è molto difficile, diciamo, da comprendere. Poi, a conferma di questo, Gesù, no, riguardo durante la crocifissione,
ci fa capire nei dettagli proprio che non parla di resurrezione del corpo, ma addirittura parla dell'immediata vita dopo la morte, cioè dell'anima stessa. Infatti, nel Vangelo secondo Luca, paragrafo intitolato La morte di Gesù, è scritto: era verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Il velo del tempio si squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Visto ciò che era accaduto, il centurione glorificava Dio. Veramente quest'uomo era giusto. Anche tutte le folle che erano accorse a questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornarono percuotendosi il petto. Tutti i conoscenti assistevano da lontano, e così le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea osservavano questi avvertimenti. Allora, questo passo è molto importante, proprio quando afferma Gesù: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Quindi Gesù stesso parla di spirito, cioè spirito attribuibile al significato stesso di anima, come vi ho spiegato prima, che ha entrambi i due significati. E quindi Gesù stesso va al Padre, quindi l'anima stessa, cioè, esiste proprio perché Gesù stesso dopo la morte lascia il corpo e va al Padre, cioè il suo spirito va al Padre. Quindi di per sé già questo fa capire che esiste l'anima immortale. Questa è un'ennesima prova. Adesso, sempre nel Vangelo secondo Luca, ci dà proprio conferma di questo, riguardo il paragrafo intitolato Il buon ladrone. Vediamo cosa è scritto. Uno dei malfattori appeso alla croce lo insultava: Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi. Ma l'altro lo rimproverava: Neanche tu hai timore di Dio, benché condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. E aggiunse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose: In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso. Ecco, questa affermazione di Gesù, proprio quando dice: Oggi sarai con me nel paradiso, Gesù specifica, cioè alla fine è italiano, sta scritto: Oggi tu verrai con me in paradiso. Quindi, se veramente l'Apocalisse è scritto la risurrezione del corpo e avverrà la prima resurrezione, va in contraddizione con questo passo, in quanto Gesù dice a buon ladrone: Oggi tu sarai con me in paradiso. Cioè dice oggi, non dice quando ci sarà la risurrezione dei morti, cioè quindi la seconda venuta di Cristo. Questo conferma il fatto, almeno quando è scritto in questo passo, che esiste l'anima immortale e non, appunto, ripeto, che il credo cristiano, appunto, crede nella risurrezione dei corpi, quindi escludendo l'anima stessa. Questo, questi passi sono molto importanti, leggendo tutti questi passi, appunto, vi ho fatto comprendere come i filosofi e i teologi, tuttora abbiano le idee confuse. Però nella mia umiltà, nella mia modestia, dico loro che quando si legge, quando si istruiscono le persone, bisogna stare molto attenti, soprattutto i professori, cioè coloro i quali si presumono che studino, quindi dovrebbero essere i nostri diretti insegnanti. Quindi quando si parla bisogna essere molto responsabili di ciò che si dice e di ciò che si fa. Io personalmente il mio motto è il classico motto del cafone, cioè nel senso non che io sono cafone, ma giustamente il cafone afferma sempre carta canta. Quindi vi ho dimostrato con i fatti che il significato stesso di anima e di spirito hanno il medesimo significato, ma al tempo stesso doppio significato. Vi ho dimostrato che nella Bibbia non sta scritto solo la risurrezione dei corpi, ma esiste parla anche di immortalità dell'anima.
E inoltre che Aristotele non fu il primo ad affermare che l'anima non appartiene solo agli uomini, ma anche agli esseri, a tutti gli esseri viventi, tra cui non solo gli animali, gli uomini, ma anche le piante. La medesima cosa lo dice già nella Genesi, molti secoli prima.